In questo video voglio fare un gioco con voi. Voglio portare degli argomenti a sostegno della tesi che ora i mercati sono ripartiti, che abbiamo già toccato i minimi, e altri argomenti che dicono l'esatto opposto. Poi lascerò voi rispondere, quindi vi chiederò cosa ne pensate, lo scrivete nei commenti e alla fine, dopo tutto questo, vi dico la mia. Vediamo un po' se la pensiamo allo stesso modo. Come mai però sto facendo tutto questo? Beh, perché da metà ottobre a oggi i mercati hanno fatto circa il 17% e l'opinione popolare è tendenzialmente divisa in due. Da una parte c'è chi pensa che questo sia stato l'inizio dei rialzi, che abbiamo toccato i minimi e che ora si va verso nuovi massimi. E dall'altra c'è chi invece pensa che questa sia solamente una trappola, il cosiddetto rimbalzo del gatto morto, e quindi ora siamo pronti a riscendere e addirittura a nuovi minimi. Interpretare la situazione in modo corretto può fare una differenza tra avere enormi guadagni o enormi perdite. Quindi iniziamo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in questo nuovo video. Oggi sarà un video bello denso di dati perché ho studiato attentamente gli ultimi 9 cali di mercato per provare a distillare una sorta di modello, quindi preparatevi, d'altronde quando bisogna fare le cose fatte bene bisogna andare a fondo. Il video sarà diviso in più argomenti: cali di borsa e recessione, l'inflazione, materie prime in particolare petrolio, disoccupazione, tassi di interesse e infine sentiment o umore dei mercati. Quando avrete finito il video, tra l'altro, ci saranno anche i capitoli a cui potrete andare per rivedere alcune parti. Iniziamo però proprio con il primo capitolo, cali di mercato e recessione. Io in questo video chiaramente parlerò di mercati americani, questo perché ad oggi, nel 2022, sono ancora i mercati che guidano un po' il resto del mondo, o almeno il mondo occidentale, quindi si parte da lì per vedere cosa probabilmente succederà nel resto del mondo. So bene, infatti, che ci sono delle situazioni specifiche, come ad esempio da noi in Europa c'è la crisi energetica, in Cina c'è la zero Covid, insomma ci sono altre specificità, però generalmente i mercati americani sono quelli che tutti seguiamo di più e in cui tutti abbiamo probabilmente la maggior parte del capitale. Sono andato a vedere quindi tutti i cali di mercato passati dell'S&P 500, o meglio mi sono fermato al 1971, perché proprio quell'anno? Perché è stata la fine del gold standard, quindi la fine di un sistema che prima dettava alcune regole e che da allora non ci sono più, quindi andare prima mi sembrava un po' il sfalsare il tutto. Bene, detto ciò, l'S&P 500 dai massimi del 3 gennaio 2022 ai minimi che ha toccato è sceso del 25,4%. Convenzionalmente si parla di mercato ribassista, bear market, quando le borse scendono più del 20%. Io quindi sono andato a prendermi tutti i mercati ribassisti passati. Ne ho inclusi anche due, che sono il 1990, dove le borse hanno fatto il meno 19,92%, e quello del 2018, dove i mercati hanno fatto il meno 19,78%. Li ho considerati perché, diciamocelo, è il meno 20%. Il calo medio di un mercato ribassista, quindi dai massimi ai minimi, è stato del meno 36% contro un meno 25% di quello attuale. Ci sono voluti poi mediamente 377 giorni, circa un anno, per arrivare dai massimi ai minimi. Se invece consideriamo il 12 ottobre 2022 come minimo, siamo a 282 giorni, quindi un po' meno della media, però è effettivamente plausibile. I giorni necessari per arrivare a nuovi massimi sono stati mediamente 796, quindi in teoria dovremmo arrivarci il 15 dicembre 2024. Discorso diverso però per tutti quei mercati ribassisti che sono stati accompagnati anche da una recessione economica, più o meno grande, non è importante. In questo caso il ribasso medio è stato a del meno 39%, molto lontano dal meno 25% attuale, e la durata del ribasso sale a 470 giorni di media. Inoltre i giorni necessari per nuovi massimi salgono a 941, quindi 2 anni e mezzo, il che significa che, teoricamente, su base almeno storica, dovremmo vedere nuovi massimi solo a maggio 2025. E fin qui però diciamo che non abbiamo grandi informazioni. Sappiamo che normalmente i cali di borsa sono stati più intensi e più duraturi di quelli che abbiamo appena visto, però è poco per arrivare alle conclusioni, quindi andiamo avanti. Prossimo capitolo si parla di inflazione. C'è qualche tipo di correlazione tra l'andamento dell'inflazione e i cali di borsa? Anche qui ho fatto i compiti, ho scaricato tutte le serie storiche dell'S&P 500 e le ho messe a confronto con l'inflazione per vedere se l'inflazione si muoveva in un modo particolare prima, durante o dopo i crolli, o addirittura nel periodo in cui l'S&P ha fatto i minimi. In questo grafico vedete in arancione la variazione del CPI, Consumer Price Index, il parametro preso da tutti convenzionalmente quando si parla di inflazione.
In blu invece vedete i periodi in cui i mercati sono stati ribassisti, quindi ve lo spiego perché questo grafico lo vedremo spesso. Quando il rettangolo inizia significa che è iniziato il calo, quando invece il rettangolo finisce significa che da quel momento in poi sono stati toccati i minimi. Io guardando il grafico, lo giuro, ci ho provato a rifletterci un po', ma in realtà non vedo nessun tipo di pattern in questo caso. Abbiamo avuto dei mercati ribassisti dove l'inflazione non ha fatto altro che salire, come nel 1973, guardate, oppure ci sono stati casi in cui l'inflazione è scesa, e nel 2000 i casi in cui prima è salita e poi è scesa, come nel 2008. Quindi in realtà io non andrei a monitorare troppo l'andamento dell'inflazione, perché almeno se guardiamo al passato non è mai stata un segnale univoco dei minimi, anzi si è mossa quasi sempre in modo diverso. Quindi anche in questo caso non abbiamo troppe informazioni, passiamo oltre. Materie prime, in particolare petrolio. Il petrolio è spesso associato ad un'economia in movimento, aerei, macchine, industria che si muove. Se c'è tanta domanda di petrolio probabilmente è perché l'economia è viva, sta andando bene. Allo stesso tempo però, se il petrolio finisce per costare troppo, questo diventa un freno per l'economia, che infatti si va a riflettere sui costi delle aziende, che a loro volta fanno fatica ad andare avanti. Ma in passato abbiamo visto qualche tipo di relazione tra petrolio e mercati? In realtà poco. Ignorate pure il mercato ribassista del 73, perché lì i prezzi del petrolio sono un po' più difficili da ricavare. Guardando gli altri però vediamo che nei 6 mesi precedenti ai minimi il petrolio è sceso, a sostegno della tesi che in effetti il prezzo del petrolio sembra essere associato all'economia. Se guardiamo i 6 mesi successivi, la performance del petrolio è quasi sempre stata positiva. Vi faccio però notare che parliamo di dati davvero molto misti, quindi molto meglio concentrarsi su altro. Anche in questo caso mi dispiace, ma niente. Andiamo a un capitolo molto più interessante, dove qui sì, ci sono effettivamente alcune cose davvero utili, ossia disoccupazione. C'è in questo caso qualche tipo di relazione tra la disoccupazione, il tasso di disoccupazione e il minimo dei mercati? Ecco un grafico molto simile al precedente. In arancione avete la disoccupazione negli Stati Uniti, in termini di percentuale, e in blu, dietro, il periodo in cui i mercati sono scesi. Qui si nota una cosa abbastanza evidente, ossia che in quasi tutti i mercati ribassisti duraturi, quindi escludendo i mercati ribassisti lampo, per così dire quelli di pochi mesi, come l'87 o il 2020, c'è sempre stata una disoccupazione in salita. L'unica eccezione è il 1981, in cui, quasi nonostante i 2 anni di mercato ribassisti, la disoccupazione è rimasta pressoché stabile, per poi salire solo una volta terminati i ribassi. Vi faccio notare in un'altra cosa: in ogni caso l'aumento di disoccupazione era un cambio di tendenza, nel senso che prima la disoccupazione scendeva o rimaneva stabile, mentre nello stesso periodo in cui i mercati calavano la disoccupazione andava a salire. A giudicare dal grafico, quindi, possiamo dire che normalmente, almeno a livello storico, i mercati hanno visto toccare un minimo quando la disoccupazione era salita o addirittura stava salendo. In questo caso però la disoccupazione è ancora assolutamente stabile, non è per niente salita. Se guardiamo tra l'altro dei mercati ribassisti come quelli del 2000 o del 73, vediamo lo stesso identico tipo di comportamento a quello attuale, quindi all'inizio, nel calo dei mercati, una disoccupazione che non sale subito, ma che lo fa solo qualche mese dopo, e in effetti i minimi vengono toccati un bel po' dopo. Potrebbe essere questo il caso? Parliamo adesso di tassi di interesse, altro capitolo super interessante. In particolare sto parlando dei tassi di interesse fissati dalla Banca Centrale Americana, la Fed. Cos'è successo storicamente durante i cali di borsa, soprattutto quando sono stati toccati i minimi? Come erano i tassi in quel momento? Con un'unica eccezione vediamo un comportamento sempre uguale. I tassi di interesse però, prima di tutto lo spiego per evitare confusioni nell'esporvi i dati, si misurano in punti base. 100 punti base sono corrispondenti all'1%, quindi se io dico che i tassi sono aumentati di 100 punti base, intendo che sono passati ad esempio dall'1 al 2%, dal 3 al 4%. Cos'è successo ai tassi di interesse prima di toccare i minimi, in particolare nell'anno precedente ai minimi? In tutti questi mercati ribassisti, ad eccezione del 2018, che però non era neanche una recessione, quindi ci sta a considerarlo un po' un valore a parte, i tassi sono sempre o rimasti sostanzialmente uguali oppure sono diminuiti. E perché ve ne sto parlando? Perché se consideriamo come valido il minimo di ottobre 2022,
da ottobre 21 a ottobre 22 i tassi sono saliti di 300 punti base. Un valore che, se lo confrontiamo con gli altri, è completamente anomalo e fuori scala. E lo ripeto per chiarezza, negli altri casi, prima di vedere un minimo, i tassi si fermavano e addirittura in molti casi tornavano a scendere. Qui invece siamo in piena salita dei tassi di interesse. E in realtà, se ci pensate, tutto questo ha un senso. Finché la Fed continua ad aumentare i tassi di interesse, rende le obbligazioni sempre più interessanti, spostando quindi i capitali degli investitori dall'azionario all'obbligazionario. Se ogni giorno che passa le obbligazioni sono più convenienti, perché io oggi dovrei mettere i miei sudati capitali nell'azionario, quando invece di là, se aspetto ancora un po', posso entrare a prezzi ancora più vantaggiosi? Mi sembra invece più plausibile che i mercati, almeno se guardiamo solamente questo aspetto dei tassi, potranno fare un minimo quando la Fed si fermerà con l'aumento dei tassi o addirittura quando li taglierà un pochino. Ma Pietro, ma i mercati scontano in anticipo? Certo, ma dovrebbero scontarli sempre in anticipo. In questo caso invece, in tutte le altre volte a livello storico, non si sono mossi con anticipo, ma anzi si sono mossi con un certo ritardo. Prima di chiudere, ultimo capitolo, il sentiment, l'umore degli investitori, e qui devo ringraziare anche voi perché anche voi mi avete dato una mano. Come? Su Instagram, ma adesso ci arriviamo. C'è un'organizzazione chiamata American Association of Individual Investor che ogni settimana fa ai suoi iscritti una semplicissima domanda: secondo te, tra 6 mesi, dove saranno i mercati? E le risposte possibili sono sostanzialmente 3. Più in alto, grosso modo dove si trovano adesso, o più in basso. L'organizzazione inizialmente era nata con altri scopi, voleva fare educazione e formazione finanziaria, ma nel tempo è diventata nota soprattutto sui media finanziari perché questo singolo sondaggio è stato usato come indicatore contrarian, quindi il risultato che dà è l'esatto opposto di quello che poi succede. Questo perché? Perché in teoria le masse tendono a essere molto emotive e quindi i mercati scendono, ecco che gli investitori diventeranno ancora più ribassisti, quando invece dovrebbero fare il contrario, dovrebbero iniziare piano piano a posizionarsi al rialzo. Quindi ho preso tutti i dati storici disponibili e ho preso la differenza in percentuale tra gli investitori rialzisti e gli investitori ribassisti, escludiamo quindi quelli neutrali. E notiamo subito una cosa. Nel grafico si vede in arancione la differenza, questo spread, e in azzurro i mercati ribassisti. Notiamo che lo spread verso i minimi di mercato toccava i minimi, quindi la differenza tra investitori rialzisti e ribassisti era maggiore, c'erano molti più investitori ribassisti che rialzisti. Lo vediamo nel 2000, lo vediamo nel 2008 e lo vediamo anche adesso. Ora però, se osserviamo bene, si nota che in realtà l'indicatore non è mai stato così tanto preciso. Per esempio, nel 2000 ha toccato un minimo in corrispondenza del bottom di mercato, ma poi ne ha fatto un altro successivamente. Nel 2008 ne ha fatti addirittura 2 a distanza di mesi e anche molto prima del minimo. Quindi possiamo in qualche modo distillare il seguente teorema. Non è sempre vero che i minimi nell'indicatore segnalano un minimo di mercato, ma è sempre vero che un minimo di mercato è accompagnato da minimi dell'indicatore. Questo ci aiuta tantissimo perché l'indicatore non è assolutamente un segnale d'ingresso, non prendetelo come tale, però è in qualche modo un segnale che ora le probabilità di minimo sono maggiori. Prima di chiudere però, e qui arriviamo a voi, ho voluto fare un test, ho pensato, vediamo se dopo anni di canale, se dopo anni di video, la mia community ha imparato, vediamo se sono emotivi come la maggior parte degli investitori o magari sono un pochino più risoluti. E quindi ho preso l'ultimo dato dell'associazione e ho chiesto a voi l'esatta identica domanda e vi ho chiesto come saranno i mercati tra 6 mesi per confrontare il vostro risultato con quello dell'associazione. Io personalmente sono contento di vedere che voi avete risposto l'esatto opposto, ossia che in questo momento la maggior parte di voi è posizionata al rialzo sui mercati. E come mai? Perché noi in tutto questo video abbiamo parlato del minimo di mercato, che è sicuramente un discorso interessante, ma non dimentichiamoci di una cosa, ossia del lungo periodo. Oggi magari non saremo al minimo di mercato, però siamo comunque a un meno 18% dai massimi, mentre sto registrando, che non si butta via. Oggi è comunque un momento migliore rispetto a gennaio 2022 per investire, e per questo sono contento del risultato. Va benissimo cercare il minimo, va benissimo cercare di fare quella speculazione extra con una piccola parte del portafoglio, poi però la grossa parte del portafoglio dovrebbe essere costituita dal lungo periodo, quindi da oggi ci posizioniamo, non troppo curandoci di dove si trovano i mercati, per
guadagnare nel lungo periodo. Bisogna trovare sempre aziende valide non nei prossimi 6 mesi, ma aziende che saranno valide anche tra 10 anni e che magari adesso possiamo comprare un pochino a meno rispetto a quanto le dovevamo pagare inizio anno. Detto ciò, per concludere, scrivete adesso nei commenti qual è la vostra opinione riguardo al minimo dei mercati, l'abbiamo già toccato oppure no, mettete in pausa il video, commentate e adesso invece vi dico la mia opinione. La mia opinione è che il minimo dei mercati non l'abbiamo ancora toccato. Mi sembra che in questo momento ancora ci siano delle condizioni che devono avvenire, ad esempio la disoccupazione non è ancora salita, non abbiamo ancora visto una reale compressione degli utili aziendali, ci sono ancora alcune criticità che il mercato deve ancora scontare e che secondo me non ha ancora fatto. Detto ciò, questo in realtà non ha un particolare impatto nella mia operatività perché io, lo sapete, non sono un trader oggi almeno e quindi non sono qua a cercare il minimo per fare l'ingresso della vita, ma quotidianamente cerco aziende valide in cui investire per il lungo periodo. Quindi sicuramente con una piccola parte del portafoglio dedicata alla speculazione non sono ancora entrato e non penso che entrerò short anche se valuterò, ma con quella piccola parte del portafoglio sono convinto che i veri affari si potranno fare tra qualche mese, non proprio adesso, magari in primavera, chi lo sa. Sono però super curioso di andare a vedere cosa voi avete scritto, infatti non vedo l'ora di leggere i commenti. Per il resto voi iscrivetevi così non vi perdete i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!